La creatività non si ferma mai alla fiera creativa. Siamo nello stand di Laura Mori. Ciao Laura. Ciao. E tu sei specializzata nell'appliqué. Esatto, sì. Infatti possiamo vedere queste bellissime decorazioni che ci sono nel tuo stand e in pochi minuti ci insegnerai a fare questa bellissima bambolina. Esatto. Proprio in stile, ha proprio uno stile country. Sì. Comunque c'è questo gusto del country nelle tue decorazioni. Esatto. Cosa serve e come allora, si fa? Innanzitutto servono un cartamodello. Noi, appunto, essendo specializzati in appliqué, forniamo i cartamodelli per fare coperte, oppure la singola applicazione la possiamo utilizzare per fare degli strofinacci da cucina, delle presine, certo, degli asciugamani, e ci serve il nostro disegno che è composto da più parti. Quindi sono disegni basilari, come esatto, possiamo vedere, proprio semplici semplici, dove esatto, si vanno a recuperare i vari pezzi di tessuto. Esatto, questi molto vari bello, pezzi di tessuto vanno poi stirati su una carta particolare che è una carta termoadesiva, che da un lato è carta e dall'altra parte è adesivo. Quindi cosa noi si fa? Adesso andiamo a prendere il nostro cartamodello della bambina, senza ritagliare il cartamodello appoggiamo il nostro pezzo di carta termoadesiva e in trasparenza andiamo a copiare tutti i vari pezzi. Ah, ok. Quindi in questo caso vado a ricalcarmi il grembiulino. Questa è una tecnica molto, molto semplice, sì, come ce la stai facendo vedere. Esatto, volendo anche i bambini la possono fare, aiutare la mamma per fare queste cosine qui. Lasciando un piccolo, esatto, margine di... Ritaglio la carta intorno al tracciato, lasciando un margine tutto intorno. Circa di 5 mm. Sì, l'importante è lasciare un margine. A questo punto prendo il mio tessuto che ho scelto. Sì, che può essere anche un piccolo avanzo. Esatto, sì, sì. L'importante è che sia cotone. Sì. E la parte adesiva la metto a contatto con il retro del tessuto. In questo caso, quindi questo è il retro e questo è il davanti. Allora, questo tessuto è un tinte in filo, quindi non ha né retro, certo, né dritto, però la colla va sempre col retro del tessuto. L'appoggio in modo che non sbordi. Certo. Prendo il ferro da stiro. Bello caldo. Caldo, non deve essere a vapore, e ci quindi passo sopra. Esatto, ce lo passo sopra senza fermarmi. Quindi Laura, a questo punto, dopo che abbiamo attaccato bene con il ferro e abbiamo detto che non bisogna rialzarlo ma proprio appoggiarlo. Esatto, senza mai fermarsi, sennò sì, rischiamo di bruciare la carta e di sciogliere troppo l'adesivo. A questo punto l'adesivo si è attaccato al mio tessuto, sì, ritaglio il mio pezzettino di tessuto. Certo. E vado a tagliare carta e tessuto proprio sul tratto che ho segnato. E perché, scusa, prima dovevamo lasciare quel pochino di margine? Dovevamo lasciare il margine perché questa carta rende infrangibile il tessuto. Ah, quindi ecco, la colla ha aderito bene, perché avevamo l'abbondanza, e quindi non sfila più. Quindi questa è anche una carta quindi particolare. Esatto. Freselina si chiama. Carta termoadesiva. A questo punto io scelgo il supporto dove voglio andare a fare la mia applicazione. Che può essere qualunque cosa. Strofinaccio da cucina, anche sulla spugna, sul pile, dove voglio. Lo posiziono sul mio pianetto da siero. Sì. Io mi sono già preparata le mie figurine. Vari pezzi. Esatto. E praticamente come le figurine stacchiamo proprio la carta. Sì, è proprio una figurina. E rimane sotto l'adesivo. Ah, sì, sì. È proprio la colla. Vado a posizionare tutti i miei pezzi cercando di ricostruire la mia bambolina. Aspetta che lo appoggiamo bene. Così via, e vai a rimettere tutti i pezzettini. Esatto, fino a quando non stiro, io vado a posizionarmeli, li posso spostare come voglio. Sì, sì, non si muovono mica, però sono belli, esatto, belli fermi. È un lavoro comunque che, oltre a che mi sembra molto molto facile, può aiutare anche a utilizzare tutti quei piccoli pezzi. Esatto, tutti gli avanzini che insomma abbiamo in giro. Certo, ma è un'idea veramente graziosissima e simpatica. Dopodiché, una volta che abbiamo posizionato la nostra applicazione, guardiamo se ci piace, la possiamo spostare come vogliamo. Certo. E andiamo col ferro da stiro. Di nuovo. Senza protezione? Senza protezione. Andiamo praticamente a ristirarla. Anche pezzo su pezzo? Sì, quindi sì. Quindi proprio così. Esatto. Tutta la composizione. Andiamo a ristirare in modo che l'adesivo che è da ambo i lati, certo, si attacca.
logicamente il ferro deve essere bello, bello caldo. Esatto, e a questo punto devo comunque andarla a cucire, perché se vado a bagnarla, insomma, certo, a lavarla, si staccherebbe. Quindi alla fine noi andiamo a cucire. Ecco qua, che bello questo gufo. E il punto che andiamo a fare può essere macchina da cucire, anche a mano, anche può a essere mano fatto, proprio perché non sfrangia più. Certo, il punto non deve essere fitto, l'importante è che ci sia, che perché ci sia per tenere fermo il tutto. Esatto. Beh, è anche comunque un modo per imparare anche a cucire. Esattamente, il punto posso fare il punto festone, il punto zigzag. A me piace utilizzare colore su colore, quindi certo, sul beige, sul beige, il marrone, il bianco, il nero, cambiando i fili. Esatto. Beh, un'idea veramente molto bella, molto simpatica e anche molto veloce. Sì, questa si impara velocemente e permette di tutte quelle cosine che abbiamo in casa, delle tendine, degli asciugapiatti un po' anonimi, anche sulle camicie, dove si vuole. Di renderle particolari. Esatto. Di renderle particolari. Beh, devo dire che sono molto belle come tutte le creazioni nel tuo stand. Grazie. Io Laura ti ringrazio tantissimo. Grazie. Ringrazio anche la Fiera Creativa. Grazie. Che ci dà comunque questa opportunità. Sì, che è una bella opportunità, oltre per far conoscere anche i veri, sì, protagonisti, che sono i negozianti, che esatto, sono gli stand, sì, della fiera, e poi le protagoniste vincenti siete voi creative. Grazie, che amate, grazie, tutte queste tecniche. Vi saluto ricordandovi che la Fiera Creativa è a Bari, Bergamo e a Napoli. Ciao, alla prossima puntata. Alla prossima, grazie.